Ciao a tutti. In questo splendido sabato pomeriggio di epidemie di quarantena, sono in mezzo a gente che fa lavori bucolici e bambini che piangono. Bene, mi sembra il momento giusto per parlare di stretching. Dov'è? Brushes. Stretching, punto esclamativo. Ma quanti brush ci sono? No, ho scoperto un mondo. Ok, qua ci penseremo dopo. Che cos'è lo stretching? Diciamo che in tutti gli sport di squadra che ho fatto, era la cosa ulteriore all'allenamento vero e proprio, specifico per esempio per la pallavolo, il palleggio o per il calcio, i passaggi prima della partita, era la cosa più importante. Tutti ce la menavano, che lo stretching serviva, riparava dagli infortuni, ci faceva scaldare meglio, eccetera, eccetera. Molto banalmente poi ti insegnavano quei tre o quattro esercizi, intanto per allungarti i quattro muscoli, i muscoli delle gambe. Vabbè, che per uno di 14 anni bastava avanzare. E allora ti mettevi lì, allungavi i muscoli, delle gambe, delle braccia, del collo magari se eri proprio. Se eri proprio in giornata. Però a un certo punto ho iniziato a correre e colmo di esperienza dei miei precedenti sport, sono stato uno sportivo con risultati grandissimi, più o meno dai 6 anni fino ai 23, quando ho iniziato a correre. No, cazzate, ho sempre fatto piacere. Comunque, di cose ne ho imparate. Quindi io inizio a correre e che cosa succede? A un certo punto mi infortuno. Perché mi infortuno? Avrò fatto poco stretching. Tac. E allora ti fermi dal correre e inizi a tirarti i muscoli, i tendini, tutto quello che è. E poi mi accorgevo che comunque non guarivo. Non guarivo e quando mollavo alla fine guarivo. Quindi mi chiedo, come può una cosa che può prevenire gli infortuni causarteli? E magicamente quando finisci di fare quella cosa lì torni a posto? Forse è il caso di documentarsi. Dunque, si può partire da che cosa? Da che cos'è lo stretching? Allunghi il muscolo e lui che cosa fa? Si deforma e poi torna perfettamente uguale a se stesso? Ma? No, non è così. I muscoli sono entità viscoplastiche. Viscoplastiche perché un materiale si definisce tale se, insieme alle sue proprietà elastiche, ovvero, di, chiamiamolo qua, allungamento delta LF, io prendo una fibra di muscolo e gli applico una forza F0. Mentre qui ho la forza riposo, che è proprio zero, io carico, il muscolo si allunga, si vede infatti che l'allungamento è maggiore, e ad F0 raggiungo delta L con 0. Quindi il muscolo si è allungato. C'è un numero, i muscoli presentano più o meno tutti lo stesso parametro. Questa caratteristica per cui possono sopportare fino al 150% della loro lunghezza iniziale. Quindi, in termini più terra-terra, lunghezza finale massima è uguale a 1,5 stemmia, 2,5 volte la lunghezza iniziale. 150%, ricordiamo che il più 100% vuol dire raddoppiare. In questi giorni di coronavirus, ricordiamoci. Fin qui abbiamo definito un caricamento. Quando arriva qui, che cosa succede? Torna indietro, perfettamente uguale a se stesso. Ed ecco che questo si chiama comportamento elastico. Comportamento elastico è quello che si osserva nelle leghe metalliche, è quello dentro cui gli ingegneri progettano. Faccio
facciamo una piccola digressione, se noi continuiamo a caricare non è che spacchiamo subito tutto. Fosse diamante sì, ma dato che il diamante, oltre a non essere per sempre, non è neanche un esempio chiaro e tondo, non è un esempio da... non è un materiale comune. Possiamo dire che tutti i materiali si pongono a metà strada tra il diamante e il pongo. Il pongo tu lo allunghi e lui si restringerà. A un certo punto si vedrà che se tu lo tieni qui e tu lo tieni qui e poi lo allunghi, si creerà una zona a sezione minore prima di spaccarsi. Il diamante no, se tu hai in mano un bel diamante e lo tiri, e lo tiri forte, lui si spaccherà dritto per dritto qui. Tac. E la superficie, se vista in pianta, diciamo che questo era un diamante a pianta esagonale, sarà perfetta, quasi lucida, senza increspature, al contrario della sezione del pongo rotto, che sarà tonda, diciamo, e poi avrà tanti filamenti che, se visti da questa parte, produrranno delle... una forma di questo genere, un allungamento, forma di collina e poi tanti piccoli filamenti come i villi intestinali. Dunque, tanti vermicelli, tanto per capirci. Alt n, dov'è? N, eccolo qua. Comportamento viscoso, un fluido è viscoso, un po' tutto è viscoso, ma soprattutto i fluidi. E i metalli, materiali solidi, possiamo dire essere molto viscosi. La viscosità, detto in termini terra-terra, è quello che in gergo viene chiamata densità del fluido. La densità si esprime in chili al metro cubo e lega il volume alla massa. Però un fluido viscoso, molto viscoso, sappiamo tutti che il miele è più viscoso dell'acqua, quando è versato tenderà a comportarsi in una maniera più compatta. Se versi il miele, avremo alla fine un comportamento di questo genere, in cui il, poniamo qui mezzo metro, alla base vedremo un comportamento abbastanza ordinato, al contrario dell'acqua, che se noi la facciamo andare, lei si spargerà in tutte le direzioni, dato che ci sono meno forze intermolecolari di coesione. L'acqua tende a disperdersi, il miele no. La densità possiamo diagrammarla in questa maniera qui, sull'asse della scisse. Mettiamo la velocità di percossa, potremmo chiamarla, ovvero immaginiamo di tenere il fluido in un bicchiere e di mettere la mano sul tappo, sulla punta del bicchiere e iniziare a scuotere. Più scuotiamo veloce, più abbiamo una velocità di scorrimento, chiamiamola, elevata. Quindi questa possiamo misurarla in metri al secondo. Mentre questa è una tensione misurata in megapascal, o in pascal, dato che stiamo parlando di cose piccole. Cosa avviene all'aumentare della velocità di percosse, di scuotimento? Ci può essere una salita costante di essa, ovvero io più scuoto veloce, più la tensione aumenta, oppure ci possono essere due andamenti, che sono quelli famosi. Uno è quello del ketchup, detto tixotropico, e uno è quello molto più raro, comportamento reopessico, la reopessia. I fluidi tixotropici tendono a diventare più fluidi e aumentare della velocità di scuotimento. Esempio il ketchup. Il ketchup, la bomboletta, quando è quasi finita, tu la scuoti dal fondo e lei esce fuori perché l'hai liquefatto. Un esempio di liquido con comportamento reopessico è quello sinoviale, quello presente tra le articolazioni, tutte le articolazioni del nostro corpo.
Sorprendentemente, quando lo batti, lui diventa più denso. Ed è il motivo per cui noi possiamo correre, anche per tanti, tanti anni, senza usurarci, perché abbiamo questo magico liquido che diventa più fluido, più lo batti, più diventa fluido. Se esageri, come tutte le cose, ti fai male. Ma questo anche spiega quanto sia importante il riscaldamento, perché all'inizio, come sono io qua seduto, le articolazioni sono praticamente scevre da questo liquido. Poi più tu ti agiti, più le ghiandole secernono questo liquido, e più lo batti, lui più diventa viscoso e ti ripara dalle botte, dagli sfregamenti della cartilagine. È un nostro amico, è un nostro grande amico. Detto ciò, i muscoli dunque esibiscono un comportamento viscoelastico. Questo vuol dire che alla fine dell'allungamento il muscolo non tornerà perfettamente uguale a se stesso, zero, ma conserverà una certa memoria di quanto è successo prima, una specie di isteresi. Che cosa si dice? Lo stretching, lasciando questa memoria nel muscolo, contribuisce ad aumentarne l'estensibilità, ovvero il range di movimento che può sopportare. Di conseguenza, in qualche maniera, dovrebbe ripararti dagli infortuni, perché il muscolo è più pronto allo sforzo successivo. Come vedremo, non è questo il nostro caso. Storicamente lo stretching che si fa fare è quello statico basilare. Ti metti per terra, ti prendi la punta dei piedi, gambe distese e inizi a tirare, per esempio. Ne esistono di tanti tipi. Questo stretching può essere non statico ma balistico, ovvero effettuo un movimento molto veloce fino a prendermi i piedi, sovraccarico il muscolo che al posto di allungarsi di così magari si allungherà del doppio e poi lo rilascio. Ovviamente, come potrete capire, è molto pericoloso uno stretching del genere e va limitato. Una volta lo facevano i velocisti, questo tipo di stretching, però anche quelle filosofie lì sono andate un po' a morire perché è molto pericoloso. Puoi scaldarti bene finché vuoi, ma quando cerchi di strappare un muscolo, prima o poi si strappa. Esistono stretching passivi, come quelli che fanno i fisioterapisti appena dopo un infortunio di una certa identità. Gli infortuni attivi, che sono quelli che si fanno su atleti normalmente operanti, sempre con aiuto esterno, c'è qualcuno che ti aiuta ad allungarti. C'è il metodo di Wharton. Il metodo di Wharton aveva acquisito una notevole propagazione, una copertura mediatica dopo le Olimpiadi del 92. Metà degli atleti aveva usato quello, erano caduti molti record. Boh, il metodo di Wharton funziona. È un misto di quelli precedenti, secondo cui magari prima ti allunghi, poi lasci riposato, poi esegui una contrazione isometrica. Ci sono tante scuole, non c'è un canovaccio, c'è solo un canovaccio da seguire, non c'è una procedura ben normata. Ad ogni modo, dopo le Olimpiadi del 92 a Barcellona non si è più visto, quindi suppongo che non abbia ricevuto tutto questo successo. Poi c'è un'altra bella moda, il PNF, Proprioceptive, oh, non mi ricordo qualcosa, neuro qualcosa. Perché noi quando andiamo a fare stretching andiamo a aumentare le nostre attività propriocettive. I propriocettori sono dei sensori veri e propri che sono distribuiti nel nostro corpo e che misurano delle varie grandezze come l'allungamento, la tensione e la pressione. Secondo me sono correlati, però la gente li scorrela. Vabbè, punti di vista. Nei muscoli l'organo propriocettivo è il fuso, si chiama fuso muscolare. Noi prendiamo il muscolo più conosciuto del corpo, il bicipite, eccolo qua, quello che piace tanto alle spugnizze. Tac.
sappiamo che è fatto di tante fibre, la miosina, bla 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 bla. Come scorre un muscolo? Come funziona un muscolo? Esistono tre proteine nei muscoli: l'actina, la miosina e la titina. La titina è stata quella più recentemente scoperta e conferisce al muscolo la sua resistenza a riposo. Praticamente quello che tiene insieme il muscolo quando esso non è eccitato. Mentre l'actina e la miosina, in presenza di ATP e di ioni calcio, Ca2+, attivano la miosina, si chiama miosina attiva, e producono un accorciamento telescopico del muscolo in questione. Quindi proprio uno scorrono uno dentro l'altro e si accorciano. Poi quando cessa il flusso di ATP, la scarica elettrica mediata dal nostro cervello attraverso i motoneuroni, si rilassano. Mi pare sia il meccanismo di Madley, Huxley. Meccanismo di Huxley. Non so cosa facesse di nome. All'interno del nostro muscolo ci sono i fusi, in primis e in secundis, in prossimità dell'attaccamento all'osso, volgarmente detto tendine, proprio nella zona tra tendine e muscolo ci sono gli apparati del Golgi. I fusi muscolari sono delle strutture non attive, essenzialmente passive, che sono irradiate da un motoneurone e attraverso un neurone sensore riferiscono le informazioni al cervello. La gomma. Mia, sei piccola. Come si fa? Devo cancellare qui. Tac. Ok. E qui c'è il brain, c'è il cervello. Questi fusi, quando ricevono un segnale, anche loro si accorciano insieme a tutto il resto del muscolo e restituiscono al cervello un segnale di quanto si sono accorciati. Il riflesso che provano tutti i dottori, almeno si provava una volta, almeno non ho mai provato, quello della rotula, ovvero di dare un colpetto col martello in prossimità del ginocchio, sulla rotula, ovvero sul tendine che dalla patella porta allo stinco, dando un colpetto qui, si scopre che la nostra gamba magicamente si muove. Effettua un accorciamento. Perché? Perché questi fusi rilevano un allungamento improvviso non voluto dal cervello e allora provocano una contrazione del muscolo. Quindi è un riflesso del tutto naturale che noi attraverso lo stretching andiamo praticamente a vincere. Noi lo ignoriamo. Facciamo sì che non funzioni. C'è un secondo sensore, una seconda sicurezza, ed è quello del Golgi. I recettori del Golgi funzionano a una velocità molto inferiore ai fusi muscolari, di circa un trentesimo. La loro risposta è più lenta, ma come comportamento sono anche più potenti. Quando la tensione arriva a dei valori molto elevati, che cosa fa? Rilascia il muscolo. È un sistema di difesa per evitare rotture del tendine del muscolo che a quel punto ha raggiunto il suo limite. C'è ancora una cosa che vince sia su uno che sull'altro, che è la nostra volontà. La nostra volontà può annullare sia i fusi che i recettori del Golgi. Quindi, quando dicono che ognuno è artefice della propria sorte, hanno ragione. Ora, questi tre strumenti di misura, gli organi del Golgi, fusi muscolari e
e la nostra cognizione ci permettono di non sforare dei nostri limiti e di tenerci il nostro pedoncolo attaccato al tendine. Un'altra cosa da dire è la differenza dell'elasticità contro la flessibilità. La flessibilità è quella articolare, e l'elasticità è quella muscolare. Un muscolo molto elastico, a parità di forza, si allungherà di più. Un'articolazione molto flessibile, a parità di forza applicata, si estenderà, eseguirà un movimento maggiore. Detto ciò, come si vanno ad allenare queste cose qui? Molto, molto semplicemente, lo stretching va a aumentare la flessibilità articolare, mentre movimenti esplosivi come i balzi, i salti e roba comunque molto pesante va a influire sull'elasticità muscolare, quindi su quella prima cosa che abbiamo visto, avanti e indietro, allungamento, forza. Questo probabilmente nessuno se lo aspetta. Lo stretching, almeno per come lo vedevo io una volta, era più legato all'elasticità muscolare che alla flessibilità articolare. Invece no. Lo stretching serve innanzitutto per migliorare l'estensione di un'articolazione. Finita questa carrellata di informazioni, possiamo metterle insieme e affermare che cosa? Che lo stretching non prevede gli infortuni. Lo stretching sovraccarica le nostre articolazioni, quindi a un certo punto sotto un certo punto di vista è un allenamento vero e proprio, che andrebbe eseguito racchiudendolo in un ambito ben preciso dell'allenamento. Mi ricordo il mio allenamento pallone, calcio, era 10 minuti di corsetta di riscaldamento, 10 minuti di stretching, poi facevamo gli esercizi di tecnica, come quelli sui coni, coi paletti, poi c'erano gli esercizi con la palla e poi c'era la partitella, la parte più bella. E mettere qui lo stretching ha senso, ma non deve essere intenso. Se vuoi fare stretching intenso, quello che ti lasci i polpacci in fondo al piede, lo devi fare da solo, ovvero devi far durare l'allenamento, questo, in cui ci sono 10 minuti di riscaldamento sacrosanti e poi c'è questo che è tutto dedicato allo stretching. 20 minuti dovrebbe già essere sufficiente. Sempre se lo metti in una seduta di allenamento normale, di calcio, di corsa, 10 minuti blandi, basta, non avanza. Quando vuoi usare, ti prendi una mezz'ora, ti fai un bel riscaldamento e poi inizi a tirarti. Tirarti come? Come in tutti gli allenamenti ci sono tre parametri, la qualità, la quantità e la frequenza. Diciamo che una cosa fatta meno di 3 volte alla settimana è meglio non farla, se vuoi migliorare. Quindi fare stretching 3 volte alla settimana in un periodo della stagione tranquillo, come quello invernale per esempio, può essere una soluzione vincente. Per tutto il resto, durante la stagione, una seduta ogni 15 giorni mi sembra una cosa più che ragionevole. Qualità. Supera la soglia della tolleranza, arriva in quella del fastidio, ma non in quella del dolore. Quantità, io dedicherei, molti studi convergono proprio su quello, che è un numero molto importante, mi prendo il rosso per segnarlo, che è quello di far durare lo stretching 30 secondi, al limite anche 40, non di meno, non di più. Alcuni studi hanno rilevato risultati interessanti su degli animali su cui avevano tenuto il muscolo in tensione per giorni, di fila, senza mai mollarlo. C'erano stati dei risultati sorprendenti.
È una cosa che non si può replicare, sono gli uomini, almeno spero. Quindi 30-40 secondi sono un periodo di tempo già ragionevole per ottenere dei risultati. 30-40 secondi, 3 serie per distretto muscolare. C'è uno stile, un altro stile di stretching che non mi ricordo più come si chiama, forse il global attivo, che prende in considerazione tutta la catena muscolare nel suo insieme. Non ti stretchi soltanto un muscolo, soltanto i gemelli, soltanto il quadricipite, soltanto. Stretchi tutta la catena muscolare. È affascinante, sembra anche funzionante. Questi 30-40 secondi sono molto importanti. La tecnica ovviamente deve essere perfetta, ogni sport ha lo stretching più utile per lui stesso, quindi le tabelle su internet abbondano sugli esercizi da fare. Per un runner, posso dire la mia, il più importante è quello del tricipite surale, ovvero dei polpacci, detto in maniera barbara, distanziati, piedi sfalsati, uno davanti all'altro, fronte al muro, un piede a distanza di un altro piede dal muro, e poi tra un piede e l'altro c'è un piede. Quindi c'è. Qui abbiamo paint, disegniamo il muro, abbiamo un piede qua e un piede qua. Che distanza c'è tra i piedi? C'è un piede. E che distanza c'è tra il muro e un piede? Un piede. Quindi piede, piede, piede. E piede. A quel punto appoggi le braccia al muro e l'omino sta in questa maniera più o meno. Con un bel sorriso perché questo è bello, questo è un bel esercizio da fare. Lo stretching è nato durante gli anni Ottanta. È nato durante gli anni Ottanta quando c'è stato il boom del benessere, che è derivato a sua volta da una grande disponibilità economica, perché noi siamo questo, perché la società è progredita fino a un certo punto, e c'è stato, diciamo che la gente voleva fare, soprattutto in Occidente, col nostro culto del fare, dell'essere faber. Faber del nostro destino, si sono inventati, ma anche ragionevolmente, questa cosa del secondo cui tirare il muscolo potesse aumentare la prestazione e diminuire gli infortuni. Da allora poi hanno iniziato a fare delle ricerche. Subito c'è stato un boom, poi si è scoperto che le ricerche andavano in parte contro quello che si pensava, allora le hanno un po' ridotte in numero e frequenza. Come sappiamo tutti essere fatto, ma sono passati 40 anni e si può tranquillamente dire che adesso di materiale da trattare ce n'è abbastanza, secondo cui i consigli che vi ho riportato io, che potete anche leggere su internet, siano veritieri e possono essere seguiti. Una cosa da fare, ben attenzione, è la temperatura del nostro corpo, secondo cui alcune ricerche dicono la temperatura ottimale essere quella da dopo riscaldamento, ovvero leggermente sopra quella basale di 36,7, diciamo che dopo riscaldamento il tuo corpo lavora a 37 gradi e mezzo, e questo dovrebbe aiutare parecchio lo scorrere dei muscoli. Quindi anche la febbre in un certo senso potrebbe fare quell'effetto lì. Ma è un altro di quei motivi per cui il riscaldamento prima dell'allenamento è fondamentale. Il rischio qual è? L'ultima cosa, poi chiudo. Il rischio è l'effetto analgesico che lo stretching ha sui muscoli. Inizi ad allungare i muscoli ed effettivamente noti che il dolore passa. Subito hai dolore perché ti stai tirando, però dopo quando rilasci è un grado di soddisfazione che supera quello che era la condizione iniziale. Se poi vai a correre o fai attività
E avevi già parte del muscolo che era compromessa, perché ricordiamo le rotture. Una rottura, adesso parlerò di un provino di C40 diametro 50. Una rottura, millimetri, parte da un punto, diciamo questo, e poi si evolve seguendo la struttura cristallografica fino all'esterno. E questo è un processo che dura tempo, si chiama fatica. E già capiamo che dove voglio arrivare, perché quando ci spostiamo allo studio dell'essere umano, più o meno funziona alla stessa maniera. Questa frattura più o meno sarà di 30 mm, ma nella nostra fibrilla muscolare, che è nell'ordine del micron, una rottura di una singola fibrilla può già essere avvertita ed essere molto dolorosa. Basta che ci passi qua vicino il nervo. Infatti, molti infortuni trascurabili sono molto dolorosi proprio perché accadono in prossimità del nervo. In ogni caso, è meglio fermarsi e far sì che la natura faccia il suo corso. Il dolore prodotto da questa rottura può essere tranquillamente analgesizzato dal movimento di stretching. Quindi tutto il nostro bel meccanismo viene sedato dallo stretching. Viene tutto anestetizzato e come fare? Niente, ti fotti, perché se tu operi in quelle condizioni lì, finito il gesto atletico, tornerai in uno stato di dolore superiore a quello principale. E infatti il miglior consiglio che si possa dare è di non fare stretching in presenza di fastidi, perché lo stretching te li risolve, ma te li peggiora. Detto ciò, stretching attualmente lo faccio una volta ogni 2 settimane, lo facevo perché adesso ho un'infiammazione al tendine rotuleo, quindi sono praticamente fermo. Inoltre il governo ci ha tolto la possibilità di andare a fare attività all'aperto, per i motivi che sappiamo tutti, perché nelle grandi città gente che non ha mai messo le scarpe di corsa ai piedi una volta si è improvvisamente in quarantena svegliata una mattina podista. E allora, boh, tutti al parco, poi adesso sta anche diventando primavera, qua in Italia la primavera è bella. Tutti a fare socializzazione al parco con le scarpe di running ai piedi. Quindi assembramenti che ha evitato di fare a scuola o nei cinema o nei pub, ce l'aveva al parco. E su Maturna da capo. Infatti, settimana scorsa avevamo più 13% di tasso medio di incremento dei contagiati, questa settimana, negli ultimi 2 giorni, è stata costante più 15%. Non esiste, è proprio una cosa che non deve esistere. L'esempio della Cina è stato illuminante, loro sono riusciti a tenerlo sempre in decremento, questa specie di derivata seconda che descrive l'epidemia, mentre noi siamo riusciti a fare una cosa di questo tipo. Questo è il tasso e questo è il tempo. Diciamo che qui abbiamo il 10%. Qui era. Diciamo che qui è oggi, 21 marzo, oggi siamo al 15, ieri più o meno è stato qua, l'altro ieri mi ricordo essere, no, sotto 10 non c'è mai andata, è andata una volta al 13, è stato 2 volte al 13, settimane prima era così, quindi stiamo vedendo questo segno qui della derivata seconda che non fa presagire niente di buono per il futuro se non a costo di ulteriori chiusure. Vedremo che cosa succederà. Per il momento, buono stretching.